scusate, il tono con cui questa domanda è posta è dal mio punto di vista totalmente inaccettabile. La regione, come ha già fatto, signore, non parlo più. Fare il gasdotto a San Poca, poi a Otranto, magari domani a Leuca. Lei sa che a Otranto c'è già un progetto di Condotta SPA per un porto turistico esterno. Perché non provvedete ad accorpare tutte le opere? Allora, intanto diciamo che il gasdotto autorizzato ad Otranto è stato appunto autorizzato, nel senso che ha completato la sua procedura amministrativa di approvazione, ma non si farà perché l'accordo per la fornitura del gas è stato aggiudicato da TAP e non dai titolari del progetto di Otranto. È ovvio che sulla valutazione delle possibili alternative, anche da questo punto di vista, cioè di un eventuale accordo tra soggetti economici diversi, il ruolo principale debba essere svolto dal governo nazionale. Tra l'altro il confronto oggi serviva proprio a far emergere queste criticità su progetti anche alternativi e sulla possibilità di percorrere anche delle ipotesi localizzative diverse. Se ci fosse data la possibilità di parlarne pacatamente, vedete, molte altre ragioni possono emergere e ci possono aprire anche strade in questo momento imprevedibili, ma molto meno conflittuali rispetto a quella di cui stiamo discutendo quest'oggi. E mi pare che il lavoro che hanno fatto i comitati in questi mesi sia estremamente serio, no? Avevano degli argomenti molto seri da offrire al confronto. C'era un governo che si stava esponendo anche al giudizio dei cittadini. Questo io penso che sia un buon esercizio di democrazia. Mi fa specie che una parte ha provato ad sabotare questo confronto e ad impedire che le ragioni si incontrassero, magari producendo anche un esito imprevedibile all'inizio. Regione Puglia non farà mancare la sua opinione, esattamente come è avvenuto in passato. Io su questo non ho alcun dubbio, diciamo, non c'è alcuna fuga di responsabilità, così come non c'è stata nel passato. Ogni volta che si è trattato di prendere anche delle decisioni difficili, la Regione Puglia, assumendosi le responsabilità, l'ha sempre fatto. Ho detto prima, è una questione di credibilità, già non siete credibili. Se non c'è trasparenza, allora ho capito che siamo tutti fatti dinanzi al suo tribunale e ciascuno di noi è stato già condannato. Chiudo l'intervento come comitato ad hoc. Quali sono le richieste che fate al sottosegretario e alla Regione Puglia? Noi abbiamo cercato solamente di far capire che l'opera non è strategica come tante altre. Abbiamo portato dati veri e sinceramente abbiamo ottenuto come risposte dati molto dubbi e molto opinabili. Avevo di fianco l'ingegner De Giorgi che premeva per intervenire con dati alla mano. Alla Regione noi chiediamo, nelle sue possibilità, di agire giuridicamente. La Regione può impugnare la ratifica del trattato, perché il trattato prevede il progetto presentato a TAP nella zona di San Foca e, facendo in questa maniera, si vanno a ledere i poteri decisionali della Regione, perché il posizionamento dell'opera è materia concorrente. Quindi la Regione deve impugnare il trattato. Poi abbiamo chiesto un'altra cosa in sede di autorizzazione unica, che si esprima in base all'articolo 52 quinquies e dia il diniego a quest'opera. Ma l'artefice che ha pilotato tutto questo chi è? Questa è una bellissima domanda, vorremmo saperlo pure noi, perché quando noi tiriamo fuori i nomi tutti si allontanano da questo progetto, tutti sanno ma nessuno vuole dire chi è stato, chi non è stato. Noi in questi 3 anni abbiamo visto mettere mani in TAP destra, sinistra, centro, tutti quanti, e la storia dei gasdotti in Italia è abbastanza chiara. Ogni contratto take or pay, cioè legato a dei gasdotti, è generalmente legato a un gruppo politico, quindi ci sarà sicuramente qualche gruppo politico che ha interessi. Ci sarà qualcuno che sta lucrando in tutto questo? Ma sicuramente. Che interessi potrebbe avere il governo italiano quando ci sono in rinegoziazione tutti i contratti take or pay con i vari 7 punti di ingresso del gas in Italia, a inserire altri contratti take or pay derivati dal TAP? Sicuramente c'è qualcuno che ci sta speculando, adesso e nei prossimi 25 anni. Vedete un'alternativa a tutto questo?
Noi ci auguriamo che ci sia l'alternativa, ma l'alternativa non la possono dettare i cittadini, ci sono le istituzioni che si devono fare carico delle scelte e hanno la responsabilità e anche le competenze in base ai ruoli assunti per determinare la migliore scelta. Sicuramente questa è la peggiore scelta che sia le istituzioni che tutti gli attori partecipe di questo progetto potevano presentare, ed è per questo che oggi c'è stato un coro unanime e un dissenso unanime verso un'opera che noi riteniamo scellerata. Ma voi siete pazzi!